Della Juve Stabia su un campo difficilissimo come quello di Foggia. Partiamo da questo. Sì, bisogna fare sicuramente complimenti alla squadra, questo frutto di un periodo di pausa dove abbiamo lavorato bene. E io ero sereno che potessimo fare una prestazione così, l'avevamo preparata in modo tale da, come dire, limitare i danni nel primo tempo, sapendo che il Foggia partiva forte, aveva tanta intensità. E devo dire che siamo stati anche bravi, perché poi sì, ci sono state alcune situazioni pericolose, ma il gol l'abbiamo preso su palla inattiva. E poi volevo giocarmi bene la partita del secondo tempo con l'innesto di giocatori di più qualità, tipo Bombaci, Arcidiacono. Avevo previsto la staffetta del Sante con Gomez. Devo dire che la squadra e i ragazzi sono stati bravi, abbiamo lavorato per fare questo tipo di partita. Forse c'è un po' di rammarico, perché magari il secondo tempo potevamo anche vincerla, perché abbiamo avuto un paio di occasioni importantissime. E niente, detto questo, io mi auguro che questa sia veramente un'iniezione di fiducia per la squadra, di autostima, però quello che mi aspetto è la maturità, l'equilibrio che la squadra deve avere, perché questo è un tipo di partita che ci sta, però ci sono le partite, tipo quella che andremo a affrontare sabato col Melfi, che sarà completamente diversa, è molto più difficile di questa, e voglio che la squadra ci arrivi preparata, perché dobbiamo fare una grande partita e regalare come dire, una bella soddisfazione ai nostri tifosi in casa. È stato importante lavorare con quasi tutto il gruppo in queste settimane? Sì, è chiaro che per un allenatore più riesce a fare delle contrapposizioni piene e più può avere, come dire, facilità di scelta. Devo dire che comunque siamo arrivati a questa partita senza due giocatori importanti come Majorano e Ripa, e in più avevamo in non perfettissime condizioni Bombaci e Arcidiacono, quindi mi auguro che continuiamo a crescere, che non ci siano intoppi e che questa squadra possa sicuramente fare un girone di ritorno più importante rispetto a quello dell'andata. Ecco, sono d'accordo con lei, prestazione ottima di tutti e 11, però se dobbiamo dare una palma di migliore, ovviamente stasera Del Sante e Migliorini sono stati davvero giocatori importanti. Un Del Sante che arriva e dà una bellissima mano alla Juve Stabia, sì. Purtroppo forse Migliorini lo si perde, però ecco, le alternative ci sono, si sono già pronte. Sì, io voglio elogiare tutta la squadra. È chiaro che in un contesto poi ci sono dei giocatori che magari si esprimono meglio, però è comunque sempre merito della squadra. Del Sante ha fatto una partita importante in relazione alla situazione sua in questo momento, perché gli mancano minuti sulle gambe, però è un giocatore con caratteristiche importanti, era quello che ci serviva e sicuramente ci darà una grossa mano. Marco lo conosciamo, in queste partite si esalta, un giocatore molto forte, e quindi sicuramente era una delle sue partite, è stato impeccabile, e quindi certo sappiamo che corriamo il rischio di perderlo, comunque sicuramente la società non si farà trovare impreparata, troveremo un sostituto. Ecco, sul discorso, il battibecco con De Zerbi, Contessa che rifila un buffetto a Iemmelo, però Iemmelo un calcetto gliel'ha dato a Contessa, quindi qualcosa, ecco, fra di loro poi si è scatenato un po' anche la panchina. Sì, no, io vi dico la verità come sempre. Io in quel momento pensavo che Iemmelo avesse provocato Contessa e l'ho ripreso, cosa che non si deve fare, io devo pensare ai miei giocatori ed è giusto. Infatti per questo a fine partita mi sono scusato col mister e ho chiarito con Iemmelo, lui mi ha detto che non l'ha provocato, quindi il discorso diciamo è finito là. Però c'è anche, come dire, una sorta di... ho voluto un po' andare sopra le righe proprio per dare anche una sferzata anche ai calciatori, dare un segnale. Che ci teneva praticamente. Sì, che ci teneva, queste cose qua. È stato un momento così, comunque abbiamo chiarito con l'allenatore, ho sbagliato io. Mercato aperto, cosa ha chiesto la società, mister? Niente, noi per completare la rosa abbiamo bisogno di un esterno. Avete visto che oggi ha adattato Cancellotti, che ha fatto un'ottima partita, vorrei trovare un esterno di ruolo. E abbiamo il bulgaro Atanasov, che è un difensore che ci serviva, un difensore centrale per dare il cambio ai due titolari. E se domani il controllo medico non dà indicazioni negative, in settimana dovremo tesserarlo e aspettare il transfert. E poi dobbiamo vedere la situazione di Marco, se va via dovremo sostituirlo.
Per il resto sono felicissimo della rosa che ho a disposizione, spero di poterla allenare bene e mi auguro che i due grandi acquisti più importanti siano Ripa e Majorano, perché sono giocatori bravi e importanti per questa squadra, per l'equilibrio stesso della squadra. Ecco, 11 partite sulla panchina della Vestabbia, 8 pareggi, 3 vittorie, resta ancora imbattuto anche contro il Foggia, 21 punti in classifica, sono davvero i punti che merita questa Vestabbia secondo lei? Ma questo bisogna sempre accettare il risultato del campo, è chiaro che probabilmente paghiamo le non buone prestazioni in casa, inconsciamente i ragazzi, perché io la classifica non la guardo, magari può questa distanza può un po' condizionare. Mi auguro che una prestazione come questa di oggi ci dia proprio quello slancio per non pensare alla classifica e cercare di fare il massimo ogni partita da qui alla fine del campionato. Poi bisogna tirare le somme, secondo me non abbiamo altra storia, anche perché, vi ripeto, questo è un campionato difficilissimo dove una partita è diversa dall'altra. Ci sono partite che hanno determinati indirizzi tecnico-tattici come quella di oggi, ce ne saranno altre difficilissime come quella col Melfi, dove la squadra si deve far trovare pronta, da un punto di vista mentale soprattutto, ed è quello per cui lavorerò molto questa settimana.